Quello che vorrei dire è che noi siamo, rispondendo a lei, forse l'unica specie al mondo che sveglia i suoi bambini, che sveglia i suoi cuccioli. In realtà tutte le specie animali lasciano che i loro cuccioli si sveglino da soli. Noi abbiamo inventato questo sistema che di solito è in grande contrasto con i ritmi biologici dei bambini, che hanno bisogno di dormire di più di quello che noi gli consentiamo e che hanno un modo diverso di stare nel mondo. E piano piano però noi appunto addestriamo a diventare in un certo modo, a renderci quello che poi noi siamo diventati, cioè persone capaci di alzarsi molto presto la mattina, di impiegare molto tempo della propria vita intorno ad un'attività che non sempre corrisponde alle nostre più profonde inclinazioni, ma comunque di soggiacere a tutto questo. Ora, al di là di questo fatto, che è di tutta evidenza, su cui non mi soffermerei più di tanto per la sua evidenza, appunto, però vorrei attirare la vostra attenzione su un'altra questione, e non vorrei neanche entrare troppo nell'analisi dei problemi della scuola, che è un po' noiosa alla fine, ma su questo fatto, cioè noi siamo l'unica società nella storia, la nostra società che ormai è quella globalizzata, che sostanzialmente ha messo al bando i bambini e i ragazzi dal mondo. Cioè noi per la prima volta non abbiamo più i bambini e i ragazzi in circolazione nella nostra società. Non sono nelle strade, non sono nelle piazze, non sono nei negozi, non sono nemmeno a casa, tranne un certo tempo che trascorrono però comunque al lavoro, diciamo, fare i compiti. Li abbiamo rinchiusi in dei posti perché la nostra società è totalmente inchinata davanti ad un unico grande totem, nonostante quello che si dice, che è il totem del lavoro. Allora, noi dobbiamo lavorare, tutti noi dobbiamo lavorare in un certo modo, con certi ritmi, per certi obiettivi, spesso obiettivi sui quali magari profondamente non siamo d'accordo, ma comunque dobbiamo farlo, e non abbiamo, nessuno di noi ha il tempo da trascorrere assieme ai bambini e ai ragazzi. I bambini a un'età precocissima oramai, sempre più precoce, addirittura a 6 mesi, praticamente escono dal loro luogo domestico, dal loro focolare, e entrano in una struttura anonima dove verranno presi in carico da persone che si suppone siano, diciamo così, esperte in questo, ma che non sono legate a loro da legami particolarmente intensi, e da quel momento fino praticamente ai 20 anni, naturalmente c'è chi abbandona prima questo percorso per entrare nel mondo del lavoro, tra l'altro, i nostri bambini, i nostri ragazzi scompaiono dalla società, scompaiono perché noi li consideriamo minori, scompaiono perché noi in qualche modo abbiamo accettato il patto sociale in virtù del quale bambini e ragazzi devono essere rinchiusi dentro quei posti, essere addestrati, accettare una serie di norme che sagomano la loro vita, a cominciare dall'obbedienza, dalla passività, a cominciare dall'immobilità, a cominciare dal, diciamo, soffocamento delle loro emozioni, dal soffocamento della loro immaginazione, dal soffocamento della loro soggettività, quando noi intendiamo soggettività come piena soggettività, cioè il diritto di dire la propria parola, il diritto di dissentire, il diritto di astenersi dal fare qualcosa. Noi questi diritti ai soggetti minori li abbiamo negati, perché nella scuola quello che accade è che loro possono parlare solo se interrogati, non possono astenersi dai compiti che gli vengono prescritti, non possono ritirarsi, non possono uscire, cioè sono letteralmente internati in queste strutture. Naturalmente ciascuno di noi può essere capitato di aver incontrato dei buoni maestri, dei buoni insegnanti, ma a quanti percentualmente invece sono capitati insegnanti e maestri che di certo non avevano né il tempo né la possibilità e probabilmente neppure la sensibilità di mettersi in sintonia con le loro esigenze di soggetti intesi a pieno titolo? Quanti di noi hanno abbandonato quel mondo con un senso di sollievo, con l'idea che finalmente era finita una tortura? Eppure quanto tempo noi abbiamo trascorso dentro quelle mura? Quanto tempo i nostri bambini, i nostri ragazzi continuano a trascorrere dentro quelle mura? Calcoliamo, proviamo a calcolarlo, proviamo a vedere quante ore della loro vita trascorrono in un posto dove la loro soggettività non si può esprimere pienamente.
anzi, ahimè, nella maggior parte dei casi si può esprimere in maniera estremamente limitata. Ora, noi sappiamo bene che questa gabbia, come a me piace chiamarla, nonostante possa avere ottimi pareri sugli insegnanti come persone singole, ma quella gabbia è strettamente funzionale alla società che noi abbiamo. Imparare a stare nella gabbia è un ingrediente fondamentale per poi imparare a stare in altre gabbie, le gabbie dentro le quali dovremo imparare ad arruolarci subito dopo aver finito la scuola. E da questo punto di vista la scuola è perfettamente funzionale, è uno strumento essenziale dei nostri sistemi di potere per abituarci a vivere in un certo modo, dentro delle gabbie. È solo dentro le gabbie che noi impareremo a vivere in realtà. La libertà di cui tanto ci si fa retorica è una cosa che noi sperimentiamo pochissimo, in realtà, perché ci viene castrata fin dai primi anni di vita. Ci viene prescritto un tipo di comportamento che si abitua progressivamente a soffocare le sue esigenze più intime. Io credo che questo sia importante averlo presente, perché noi li mettiamo al mondo, i figli, no? Siamo noi che lo scegliamo, non è che lo sceglie qualcun altro, in generale. Qualche volta può anche capitare per un incidente, ma in linea di massima noi scegliamo di metterli al mondo. E quando scegliamo di metterli al mondo? Se abbiamo qua anche un cliente, diciamo, un altro, glielo chiediamo? Scusate la domanda un po' provocatoria. Loro non hanno chiesto di essere messi al mondo, eh? Ricordiamoci. Non so adesso se di là ci sia un posto dove si prendono i posti a sedere. Insomma, io vorrei andare a San Giorgio del Sannio, io vorrei andare al quartiere Zen di Palermo, io vorrei andare. Non credo, sinceramente. Quindi noi ci assumiamo una grande responsabilità e credo che sia responsabilità nostra pensare a come dopo vivranno, in quale mondo vivranno, con quale libertà di fare un'esperienza significativa del loro tempo. Perché quegli anni, quelli che vanno diciamo dai 6 mesi ai 20 anni, qualcuno diceva che sono gli anni più belli della nostra vita. Beh, certo, però noi facciamo di tutto per renderli meno belli, credo. Quegli anni in cui si ha il massimo di curiosità, il massimo di creatività, il massimo di spontaneità, il massimo di energia fisica, il massimo di desiderio, di pulsioni, di interessi. Ecco, quel tempo noi abbiamo deciso, che i bambini, ragazzi, noi, non dico voi che siete qua con me, ma insomma la nostra società l'ha deciso, i nostri governi lo perpetuano oramai da tanti, tanti, tanti decenni. È un destino di tutti. E noi tutti l'abbiamo attraversato, siamo sopravvissuti, questo è vero, qualcuno meno bene di altri. Ma il problema è che la nostra sopravvivenza a questo sistema non è una sopravvivenza ai suoi meccanismi disciplinari, noi li abbiamo introiettati, ed è per questo che diventiamo così disciplinati in tante situazioni. Allora, di fronte a questa evidenza, che è un'evidenza che però molti non vedono, abbiamo smesso di guardare, di sentire addirittura, siamo un po' anestetizzati di fronte a tutto questo. Quando i nostri ragazzi ci mostrano i loro volti affaticati, stufi, indolenti, annoiati, noi ci diciamo, ah, ma questi ragazzi non hanno più le leggi, le norme, l'autorità. Forse non ci chiediamo però che tipo di esperienza si vive, che tipo di menù li cuciniamo giorno dopo giorno, perché il loro entusiasmo, la loro vitalità, i loro interessi, la loro creatività sia veramente messa in gioco. Io credo che noi facciamo molto poco da questo punto di vista, e facciamo sempre meno, tra l'altro, perché le nostre scuole, le nostre istituzioni formative, non solo quelle pubbliche, teniamo bene questo punto, sono orientate a degli obiettivi che tengono in pochissimo conto questa dimensione. Anzi, più che mai oggi, le ultime riforme, compresa la buona scuola, non fanno altro che imprigionare progressivamente il destino di loro e di noi tutti a un certo modello di sviluppo, di produzione, di lavoro, di mercato. E loro devono essere sagomati in maniera tale da inserirsi come una casellina dentro quel sistema. Ecco, io credo che noi, io lo sento molto ovviamente come
pedagogista, come persona che si interessa dei problemi dell'educazione, sento una grande responsabilità per la loro vita, ma contemporaneamente per la nostra, perché la loro mancanza nella nostra vita rende la nostra vita molto meno ricca. Ed è per questo che insieme a Luigi, insieme a Giuseppe Campagnoli, ho scritto un altro libro in questa direzione, noi crediamo che i bambini debbano ritrovare il mondo e noi ritrovare i bambini e gli adolescenti nel mondo. Non è una cosa impossibile, dipende da noi, dipende dal modello di società che costruiremo, dipende se vorremmo continuare a correre verso un obiettivo che non si capisce qual è, ma che ci costringe ogni giorno a stressarci sempre di più e a stressare la vita anche loro, o se a un certo punto decideremo di cominciare a rallentare e chiederci, in questo paese, qui a San Giorgio del Sannio, è possibile che i bambini escano dalla scuola e comincino a interagire con la realtà? Cioè, è possibile che il loro apprendimento, invece che avvenire all'interno di classi separate, con sezioni di età separate, con corridoi che li separano, orari che li separano, spazi che li separano, e sotto la minaccia persistente della valutazione, che è la cosa peggiore, perché tutti quegli anni loro li vivono oltretutto in un ambiente dove tutto quello che fanno è sottoposto a valutazione. E quindi lo vivono consapevolmente o meno in uno stato di ansia, se non di paura, che non gli permette certamente di esprimersi in autenticità. E questo lo sappiamo benissimo, basta vivere all'interno di quei contesti, magari tranne che nelle gite, come faceva notare la nostra collega, sempre che il professore vi accompagna, non è il professore troppo moralista o troppo normativo. Allora io credo che l'educazione diffusa possa essere una risposta all'altezza, finalmente, di ciò che si meritano i bambini e i ragazzi. Cioè, meritano di essere riaccolti nel mondo come soggetti curiosi, interessati, che vogliono imparare, ma da tante situazioni diverse, non soltanto da quelle che prescrive la buona scuola o l'idea di una società produttiva come la conosciamo, ma anche quelle che non servono. Perché no? Perché i nostri ragazzi, i nostri bambini non possono agire, non so, per occuparsi del verde, per creare delle zone di festa, per animare il nostro mondo, per riempirlo con la loro presenza, per organizzare dei giochi e intrattenere anche noi? Perché non possono vivere il loro apprendimento a contatto con gli adulti, non necessariamente insegnanti, a contatto con gli anziani, a contatto con le persone che versano in una situazione di vulnerabilità? Chi meglio gli adolescenti potrebbero ascoltarli? Gli adolescenti, quando sono messi, gli adolescenti, i bambini, quando sono messi in una situazione in cui possono offrire il loro contributo e non quando gli viene richiesta solo una risposta a qualcosa che gli viene imposto, danno tantissimo. E chiunque di noi l'ha visto lo sa perfettamente, anche quelli più difficili, anzi a maggior ragione quelli che noi definiamo difficili. Chiunque di noi ha vissuto, come me, per esempio, esperienze dove si portano i ragazzi nella natura, o si portano in vacanza, in gita appunto, oppure semplicemente gli si chiede che cosa sapete fare, che cosa vorreste fare. Vogliamo organizzare un'officina per riparare le biciclette, vogliamo imparare a cucinare, vogliamo imparare la falegnameria, vogliamo organizzare delle attività di costruzione di qualcosa che presuppongono naturalmente dei saperi, saperi delle famose discipline frantumate che noi impariamo in maniera totalmente priva di qualsiasi finalizzazione comprensibile. Quando io faccio una cosa, allora sì che ho bisogno di saperi, ma mi servono lì, in quel momento, non per un chissà quale domani imparo la geografia. Ma che mi serve in questo momento imparare la geografia? Che mi serve in questo momento imparare le equazioni, se non capisco cosa servono? Allora noi possiamo innescare un meccanismo virtuoso rimettendo da un lato bambini e adolescenti nel mondo e arricchendolo immediatamente. Immaginate soltanto la loro presenza, come ci cointeresserebbe. Non potremmo fare a meno di non vederli. Le auto dovrebbero rallentare, sarebbe necessario creare delle piste ciclabili vere, non come quelle che abbiamo noi a Milano. Ci sono un sacco di piste ciclabili che si fermano a un certo punto e dopo, cioè, se voi andate in Olanda, le piste ciclabili hanno la precedenza su tutto, compresi i tram e sui pedoni, però ci sono dappertutto e i bambini e i ragazzi circolano in bicicletta,
Ma non, com'è possibile farli circolare in diverso? Non conosco la vostra zona, ovviamente, ma parlo per la mia realtà. Infatti non esistono più, non ci sono più, non vanno sui pattini, non vanno sulle biciclette, non vanno su nessun mezzo di locomozione che da sempre ha caratterizzato l'infanzia. Possiamo creare circuiti per gli show, possiamo creare pulmini elettrici che le aiutino a spostarsi da un punto all'altro, andare alla fattoria, andare nel bosco, andare nella biblioteca e poi tornare alla base. La scuola deve diventare soltanto una piccola base dove organizzare delle avventure di apprendimento nel mondo. Ora adesso io non posso entrare in tutti i dettagli che sono spiegati meglio nel libro, però noi abbiamo pensato a un'architettura molto articolata su come può essere rigenerato un meccanismo di questo tipo, ma tutto quanto dipende da una nostra scelta, e questa scelta è una scelta politica. Noi dobbiamo decidere verso quale mondo vogliamo andare, se vogliamo mantenere in vita questo mondo che ha frantumato le relazioni sociali, che ha scisso le famiglie, che ha reso la società una società abitata solo da soggetti produttivi, che si isolano e si ignorano l'un l'altro, oppure se vogliamo andare verso un mondo che comprenda tutte queste presenze, ma in fattiva interazione fra loro, compresi i vecchi, comprese le persone vulnerabili, compresi gli immigrati, ciascuno con la sua possibilità di contribuire, perché tutti possono contribuire in una società dove però vengono riconosciuti come soggetti a pieno titolo. E se noi non riconosciamo come soggetti a pieno titolo bambini e ragazzi, è certo che la nostra parte di infanzia dentro di noi e la nostra parte di giovinezza dentro di noi viene soffocata. La negazione letterale di loro, messi da parte, in riserva, in panchina, in attesa di non si sa bene che cosa, è la stessa cosa del soffocamento progressivo che dentro di noi dobbiamo fare di quelle parti più spontanee, più inventive, più creative, più fantasiose, che abbiamo avuto dentro anche noi, ma che, ahimè, abbiamo dovuto sacrificare sull'altare di che cosa? Non si sa bene di che cosa. Se ognuno guarda dentro di sé e cerca di capire a che cosa ha sacrificato tutto quello, a volte deve fare un bilancio ben triste. Ecco, io credo che a questo bivio, oggi, anche con delle forze politiche che si muovono in una direzione, spero, io mi auguro, io non sono parte di quelle forze, ma faccio il tifo per un modello diverso, con una crescita diversa, per esempio, con un modello di interazione sociale diverso, con un sistema di partecipazione alle decisioni diverse, dove persino i bambini possano dirlo a loro. Perché no? Crediamo che i bambini siano meno intelligenti? I bambini hanno una vista acuta, adesso è chiaro, crescendo ce l'hanno ancora più acuta se non gli viene castrato. Paradossalmente un bambino di 5 anni può essere più sveglio di uno di 15 sul piano della sensibilità, perché ancora non è stata soffocata. Ma noi dobbiamo fare in modo che un ragazzo arrivi a 18 anni senza aver soffocato la sua sensibilità, senza aver soffocato i suoi talenti, senza aver soffocato la sua inventiva, aiutandolo a scoprire che cosa veramente lo anima dall'interno e vuole fare. E magari quella cosa che lui vuole fare non c'entra niente con quello che c'è, e allora se la deve andare a cercare altrove, e noi dobbiamo metterlo nelle condizioni di organizzarsi da solo per andarla a cercare altrove, oppure per crearla. La realtà è un grande menù di vita, a patto che noi non lo soffochiamo in partenza. Il senso di questo libro sta tutto in questo.